Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio sul mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo completato la missione delle consegne, quella missione secondaria, e avevamo fatto un po' di backtracking. Da ora in avanti, si andrà con un rush finale verso la fine del gioco. Andiamo quindi nel territorio di caccia, perché la nostra prossima destinazione è questa. Eccoci qui. Ridula rinnegò il calore un tempo ricercato. Avete capito bene? Sembra che per lei, almeno al momento, non ci sia redenzione. Continuiamo. Qui abbiamo il ritorno dei mitici teletrasporti, che nel primo Ori furono usati. Siamo anche sul crinale piangente ora. Nel primo Ori furono usati nell'albero Ghinsoo, una delle aree più ostiche e tremende per la maggior parte dei videogiocatori. Mentre qui ci ritroviamo direttamente nell'area finale, quindi attenzione, eh? Attenzione. Allora, qui si muore, giusto? Sì. Volevo provare semplicemente. Non mi ricordavo se ci fosse qualcosa sotto. Ok, andiamo avanti. Qui abbiamo una leva. Un ascensore. Un po' malandato, ma comunque un ascensore. E abbiamo nemici. Gorlek. Sono a tempo, quindi se li battiamo velocemente non compaiono più di due insieme. Ecco fatto. Dai, bastava un critico e l'avrei battuto. Perché mi sono messo l'amuleto per i colpi critici, eh. C'è il 20% di possibilità di infliggere il 50% di danni in più. Qui l'ascensore sta un po' crollando. Abbiamo aperto due teletrasporti. Uno che ci riporta giù, questo qui a sinistra. Vedete anche nella mappa come è segnato. Uno ci riporta qui, qui in basso. Direi di provare a prenderlo. Ok, abbiamo così esplorato anche questa parte della mappa in cui non c'è assolutamente nulla. E andiamo avanti. Queste, attenzione, sono bombe, letteralmente bombe. E questi sono vecchi amici. Ah, che botta. Ok. Madò ragazzi, dove siamo finiti? Che posto è questo? Il crinale piangente sembra un luogo ostico. A dir poco ostico. Facciamo esplodere tutto qui. Qui sotto vediamo un po' cosa posso fare. Ok, vai, esplodi. E siamo arrivati all'ultimo albero dell'abilità. Vai. Lancio. Hai acquisito una nuova abilità. Tieni premuto LT per assegnarla. Questa è letteralmente un'abilità. Vedete? Non si usa con i pulsanti con cui ci si lancia o
o con cui ci si aggrappa i nemici. Bisogna proprio usarla come abilità. Fortunatamente non consuma energia. Però come vedete è praticamente un... Ok, vai dove vuoi. Guardate. È uno scatto ovunque e dove volete. Qui sotto non c'è nulla, vero? Qui però sì. Aspettate, eh. Magari c'è un passaggio segreto qui che non ho visto. No, c'è solo una bomba infame. Ecco qua, non dovete nemmeno tenerlo premuto. Basta, hop, premere e ci andate. Si ricarica ogni volta che passate da un teletrasporto. O se non sbaglio, forse ogni volta anche che usate il colpo. Non vorrei dire una cazzata, eh. Dovrete starlo un po' di più, tipo... Si ricarica se faccio il salto a muro? Sì. Se vi aggrappate al muro si ricarica. Come vi ho detto, ogni volta che passate da un teletrasporto lo potete riutilizzare. Qui abbiamo un minerale dei Gorlek. E qui si può andare su. Tu spari laser. Mannaggia te. Col laser. Ecco fatto. Qui non si apre, vero? Meglio andarsene. E via così. Abbiamo avuto un assaggio dell'ultima zona. A dir poco tremenda. Però noi continuiamo. Bisogna prendere bene il tempo e andare su. Non bisogna aver paura di volare. Aia. Mannaggia me che dico queste cose poetiche per poi prendermelo in quel posto. Ok, siamo arrivati in cima. Guardate anche nella mappa dove siamo. Abbiamo scalato tutta questa parte e ormai siamo alla missione. Seir, volevo dire, è potentissima. Qui non c'è nulla da prendere, purtroppo. Quindi possiamo solamente entrare nel salice. Nel luogo almeno del salice. L'entrata al salice, mentre faccio esplodere questa bomba, l'entrata al salice è ostruita da quel legno marcio, come si può vedere. Tra l'altro, avendo sbloccato tutti i segreti, conosciamo anche l'ubicazione di Lupo per la mappa. E conosciamo anche l'ubicazione di tutti questi nuclei che dobbiamo distruggere per poter proseguire. Allora, andiamo da questo qui, vai, proviamo. Andiamoci, eh. Un luogo fetido questo. L'energia me la prendo volentieri. Qui è tosta, eh. Eccoci qua. Qui ci si può aggrappare e andare su. Via. Ok. Aggrappati, bravo. Lì è meglio prendere un po' meglio il tempo. Ok, ora. Aggrappati, Ori. No. Come vedete è ostico. Come vedete questa parte è davvero tosta. Giustamente è l'ultima parte del gioco. Quindi se non è tosta questa, quale può esserlo? Aggrappiamoci. E andiamo. Ecco fatto, senza paura. Senza paura perché Ori è un platform molto meno punitivo di quello che sembra. Ecco, se poi fate ste cazzate, ovviamente la punizione ve la prendete. Però è molto meno punitivo di quello che sembra. Sono tra l'altro la difficoltà difficile, la difficoltà massima del gioco questa, eh. Cioè, più difficile di così non lo potete trovare. Ok, prendiamo meglio il tempo per non farci smaciullare e andiamo. Ok. No! Dovevo andare su di lì. Ok,
Ok, ha toccato terra, quindi in maniera anche un po' barbina. Sono potuto andarci. Eccoci qua. Il nucleo da distruggere. E il primo nucleo è andato. Era quello di dietro. Allora. Abbiamo anche il teletrasporto per andare qui sotto e prendere questa cellula di energia che sfruttiamo ovviamente per avere più vita massima. Ecco fatto, qui abbiamo esplorato tutto, quindi possiamo tornare indietro. Eccoci qui. E uno è stato completato. Poi direi a questo punto di provare a fare questo. Allora, qui è un po' tosta, come vedete. Esattamente. Qui però ci si può riposare, ci si può fermare. Ecco qua, curiamoci del tutto. E si può uscire da qui. Di qui dovrebbe essercene uno. Sì, devo andare lassù. Lì c'è un teletrasporto che però non è ancora accessibile, in qualche modo. E qui bisogna prendere bene il tempo per andare. Dobbiamo farlo meglio di così. Come l'ho evitato quello. Ok, devo essere più spavaldo qua. Ok, se basta fare così per evitarli, siamo a posto, raga. Bene. Oppa! Eccolo lì l'altro bubbolo. Oddio! Questo mi ha fregato, vi dico. No, scendi! No. Ok, però si riparte da qui perlomeno. Via. Va bene, tanchiamoci un po' di colpi, non è un problema. Io mi metto qui. E la palla va giù. Ok, ora si può salire se non sbaglio. Esattamente, ecco l'altro bubbone. Piano piano li distruggiamo tutti, eh. E qui c'è anche un teletrasporto da poter prendere per tornare qui. La palla di pietra ha attivato un altro teletrasporto, che vediamo dove conduce. Ah, quassù. Ok, per poter prendere un po' di vita, aprire questo shortcut. Va bene. Va bene, va bene. Ho perso più vita di quello che ho recuperato facendo questa cosa, però ne è valsa la pena, almeno so dove porta quel teletrasporto. E non mi perdo nulla. Ora potrei andare su. Tra l'altro qui c'è anche un minerale di Gorlek, che non so precisamente da dove potrei arrivare a prenderlo. Ok, stavo per soccombere nella lava. Oddio, questa non so se sia lava. È un po' viola per essere della lava. A questo punto direi di andare a guadagnarci il nostro checkpoint qui dentro. Aia, infame. Ok, ci siamo presi dell'esperienza, rischiando la vita, però è andata, dai, è andata. Anche perché qui comunque posso prendere dell'altra di energia, non è un problema. E qui si può andare su, ancora più su. Infami! Via! Ok, fammi andare su, grazie. Bene. E qui c'è il pozzo. Partita salvata, abbiamo un checkpoint, abbiamo un punto di teletrasporto, ottima cosa. E cosa ancora più importante, qui di fianco abbiamo Lupo. Eccolo, cosa dirà di questo posto? Eccoci, sotto le radici del grande salice che un tempo dava vita a questa terra. Non lo sapevo, Ori.
Non mi ero reso conto che il declino ra avesse raggiunto il centro di Niwen. Ora che lo vedo, Tok aveva ragione a essere preoccupato. Senti, io di solito mi faccio pagare per i miei servizi, ma viste le circostanze, stavolta offro io. Molte grazie. Si rende conto anche lui che questa è una zona difficilissima e ci dà la mappa gratuitamente. Guardate quanto è grossa, tra l'altro. Guardate quanto è grande. Ok, per arrivare a quel minerale di Gorlek ci serve questo teletrasporto. Parliamone ancora. Questo è ciò che accadrà al resto di Niwen? Le montagne, le valli, i fiumi, le radure. Tutto distorto e cancellato da questa distruzione? Quoloc non c'è più. Baur è occupato con i suoi sogni. Mora è nel sottosuolo, indebolita. Chi ci proteggerà da tutto questo, Ori? Ok. Effettivamente lui ci ha ricordato anche che tutti i grandi protettori, i grandi esseri di questa terra sono fuori combattimento. Qui possiamo aprire un teletrasporto per tornare giù. Cosa che faremo? Molto volentieri. Per andare a prendere quel minerale dei Gorlek. No, dai, fammi entrare, bestia. Ecco qua. Io qui mi curo. Voglio andare lassù a prendere il minerale. Ecco, appena questi si aprono, posso passare. Ah, attenzione, qui. Lì era velenoso, non potevo atterrare. Però qui posso fare così e prendere il minerale. Curiamoci. Guardate quanta vita si perde in questo posto. Però come vedete non è così tanto punitivo. Cioè voi potete anche fallire molte volte. Cioè nel senso di prendere tanto danno. E non morite comunque quasi mai. Ecco fatto. Una volta tornati qui possiamo anche direttamente riteletrasportarci su. Dato che qui non c'è più niente per noi. A posto di rifare tutto il percorso. Allora, dobbiamo proseguire. Dobbiamo proseguire andando in alto. Di qui non c'è niente per noi. Come vedete non si può andare da nessuna parte. Lasciamo il lupo alle sue mappe. Qui non dobbiamo tornare giù. Qui è uno shortcut bloccato in realtà. Bisogna stare attenti, eh. Questi Gorlek sono pericolosissimi in queste zone. Curiamoci del tutto, poi prendiamo questa energia e siamo pronti per andare di nuovo in una scoperta. Allora, lì c'è un tizio che spara. Cos'è che spari tu? Laser? No, proiettili. Ok, proiettili possono essermi utili. Ok, ci siamo. Qui ci si aprono due strade. Direi di andare prima da questa parte, che è un vicolo cieco. Ok. E qui bisogna fare una cosa un po' tosta. Attiviamo anche quella bomba, grazie. Allora, andiamo giù di qua. Poi, questa non si distrugge. Andiamo qui. Andiamo di qua. Ecco, ecco da dove si può distruggere. Esattamente. Ora possiamo andare dall'altra parte. E poi si scende da qui. Questa è tosta, eh. Questa è davvero tosta. Sparamene uno, grazie. E noi lo spariamo giù. Eccolo, inizia a vagare perché lì sotto c'è un teletrasporto. Vi faccio vedere. Eccolo qui. Noi ci buttiamo in questo teletrasporto e aspettiamo qui il proiettile. Che poi buttiamo in quest'altro teletrasporto. Eccolo che arriva. Basta non farsi colpire dal proiettile stesso, eh. Noi ci mettiamo qui, aspettiamo. Aspettiamo che arrivi. E lo spariamo in giù, mentre noi andiamo in su. Eccolo, è partito. Ora non dobbiamo farci colpire dal proiettile, cosa un po' difficile, vediamo se riusciamo a farla, eh. Possiamo metterci qui a aspettare. Ok, non siamo colpiti. Ed ora dobbiamo prendere il proiettile e spararlo lì. No! Dio.
All'ultimo, rifacciamolo. Sparami, grazie. Vai. Uno, due. Spariamone un po', va. Tre. Eccoli, eccoli. Vai, uno. Non spariamone troppi, due van più che bene. Perché altrimenti poi rimane, ci incasiniamo troppo. Ok, eccoli. Vai giù. Eccolo, eccolo. Dobbiamo colpirlo meglio quando arriva. Eccoci qui. Distrutto, ottimo. Ed anche questa parte di corruzione è stata distrutta. Bene. Ok, siamo a 3 nuclei distrutti su 7. Ce ne mancano 4. 4 che faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto. Al prossimo video.